Buongiorno, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. Ecco, Sindaco, c'è attesa per il piano urbano sulla mobilità sostenibile. State cercando appunto di interpretare bene quelle che sono le opportunità in materia di sostenibilità. Come sta proseguendo questo dibattito e come sta rispondendo la città? Allora, devo dire che il dibattito sta proseguendo molto bene, perché non riguarda soltanto la mobilità sostenibile nella sua accezione più ampia. Ma per la prima volta sta avvenendo un processo partecipativo che vede un coinvolgimento di tutta la popolazione in tutte le sue sfaccettature. 2 giorni fa si è tenuto il primo incontro che ha previsto il coinvolgimento dei rappresentanti delle associazioni, quindi parliamo di rappresentanti delle aree rurali della nostra città, del centro cittadino, delle associazioni del terzo settore, dei ciclisti. Il secondo giorno invece si è tenuto un incontro che ha previsto il coinvolgimento degli stakeholders istituzionali. Hanno partecipato rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale, dell'Ospedale San Carlo, degli ordini professionali. Quindi questo ha creato, devo dire, un certo entusiasmo perché appunto per la prima volta il piano della mobilità non è frutto di un'intuizione o di una volontà politica che viene semplicemente attuata, ma è frutto della collaborazione e della compartecipazione. Oltretutto è uno strumento fondamentale, importantissimo il PUMS, perché è un documento che resterà in vigore per 10 anni e quindi per 10 anni traccerà quello che sarà il trasporto pubblico locale della città di Potenza. Devo dire che siamo stati molto fortunati perché nell'aggiudicazione della gara è capitato che ad aggiudicarsi questo documento fosse una società di Perugia che si è occupata della redazione dello stesso documento per la città di Matera ed offre un servizio di consulenza alla regione Basilicata. Quindi il PUMS di Potenza non riguarderà solo la città nel senso più stretto del termine, ma abbraccerà ed intreccerà tra di loro i collegamenti tra la città di Potenza e quella di Matera e con il resto del territorio regionale. Assolutamente, Sindaco, questo è importante per proseguire con l'attività amministrativa. È doveroso un passaggio rapido e veloce su quello che è stato, quella che è stata la situazione registrata nelle scorse settimane, una piccola frizione all'interno della Giunta, poi tutto è tornato alla normalità. Assolutamente, come capita spesso anche in macchina, la frizione ogni tanto scappa, però basta rischiacciarla, il motore non si spegne ed è quello che è accaduto. C'è stato un piccolo diverbio, come è giusto ed è normale che accada in democrazia, è durato meno di 24 ore, ancora una volta, così come per il rimpasto di giunta fatto qualche mese fa, senza creare alcun nocumento o danneggiamento alla conduzione della macchina amministrativa, i rapporti si sono assolutamente rasserenati e quindi siamo pronti ad andare avanti, anche perché ci aspettano sfide ambiziose come quella del PNRR, della programmazione 21-27. Ecco, invece rimonta come figura di sindaco rispetto all'indice di gradimento, appunto mi riferisco all'indagine effettuata dal Del Sole Sole 24, 24. esatto, ha guadagnato dal giorno dell'elezione il 2,7% in più di consensi, di gradimento rispetto al giorno dell'elezione, si colloca al 46esimo posto in Italia. Un motivo di soddisfazione questa rimonta? Sì, perché ho recuperato all'incirca 40 posizioni rispetto allo scorso anno. C'è da dire che le rimonte, soprattutto per le classifiche del Sole 24 Ore, sono abbastanza difficili perché si parte dal dato raggiunto al giorno delle elezioni, si somma o si sottrae la percentuale, l'indice di gradimento o di non gradimento alla data del sondaggio e la somma o la sottrazione favorisce il posizionamento in classifica. Mi soddisfa ovviamente la crescita perché su 80 sindaci soltanto 15 italiani hanno insomma giovato di un segno più davanti al dato numerico. Questo ovviamente mi impone di lavorare ancora di più e ancora meglio perché l'anno scorso anche io ero purtroppo segnato ero rappresentato da un segno meno. L'anno scorso avevo il meno 1,3%. Quindi le classifiche sono importanti perché ci danno più o meno un quadro di quella che è la situazione al momento del sondaggio, ma non devono condizionarci, bisogna avere l'umiltà, la voglia e l'entusiasmo di lavorare come il primo giorno al
netto dei numeri, poi i numeri sono quelli delle cabine elettorali, quindi i sondaggi ci aiutano, ma fino a un certo punto. Certo, in bocca al lupo per il lavoro che verrà nelle prossime settimane e mesi. Grazie mille, viva il lupo! Grazie, grazie al sindaco di Potenza Mario Guarenti.